Il modello Anacapri, comune che ha bandito le slot machine dai propri bar, all'attenzione del lavoro del governo. Incontro sull'isola con il ministro Giannini. Antonella Maffei. Noi abbiamo ascoltato proprio le persone, i giocatori, che ci hanno chiesto effettivamente di essere aiutati, le famiglie dei giocatori che ci hanno chiesto appunto di essere aiutati. È stato il primo comune d'Italia a dire no alle slot machine, il sindaco di Anacapri ne va fiero, un regolamento che ha fatto scuola sottoposto al referendum popolare lo scorso anno, ora oggetto di riflessione in un incontro cui ha partecipato anche il ministro Giannini. Il governo intanto è consapevole che si tratta di un fenomeno radicato, complesso, con numeri che fanno paura e che quindi richiede un'azione di responsabilità condivisa, ognuno deve fare la sua parte. Il messaggio è chiaro: ostacolare le ludopatie e impedire che il gioco d'azzardo abbia ricadute negative sul tessuto sociale ed economico, proprio come stava accadendo nel piccolo comune caprese. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Avvenire, ha avuto il patrocinio della RAI e della Consulta Nazionale Antiusura.